cosa succede quando la NASA lancia dei razzi sonda durante un'eclissi solare totale e il CERN attiva contemporaneamente, ripeto contemporaneamente, il più grande acceleratore di particelle mai creato dalla razza umana per ricreare le condizioni post-Big Bang? Lo scopriremo oggi. Torno a parlare di attualità con una narrazione piuttosto affascinante. Se ti svegli domani in un'altra galassia, niente panico, troveremo sicuramente una soluzione. Negli ultimi giorni ci sono stati tantissimi rumors su ciò che succederà oggi al CERN, sul CERN in generale e sull'eventualità che determinati esperimenti possano innescare processi quantici di cui nemmeno ci rendiamo conto. Ebbene, intanto io direi di capire bene che cosa sia il CERN e che cosa fanno in questo affascinante luogo. Il CERN, signori, non è altro che il più grande laboratorio di fisica delle particelle del mondo. Si trova al confine fra Svizzera e Francia, vicino a Ginevra. Fondato nel 1954, il CERN ha lo scopo di studiare le leggi fondamentali dell'universo attraverso l'esplorazione delle particelle subatomiche. Fanno scontrare particelle quasi alla velocità della luce e ne studiano i comportamenti. Molto semplice. Il CERN, cari amici, ospita il suo acceleratore di particelle, il Large Hadron Collider, che non è altro che il più grande e potente acceleratore di particelle mai creato. Ora, in molti si chiederanno a che cosa serva tutto questo, no? Ebbene, è di fondamentale importanza per la comprensione del nostro posto nell'universo. Né più, né meno. Gli acceleratori di particelle accelerano fasci di particelle subatomiche a velocità vicine a quelle della luce e poi le fanno scontrare. Dalle collisioni emergono nuove particelle che gli scienziati possono osservare e studiare. Questo processo aiuta a comprendere meglio la struttura fondamentale della materia e le forze che regolano l'universo. Una delle scoperte più significative fatte al CERN è stata quella del bosone di Higgs nel 2012, che sarebbe una particella che conferisce massa ad altre particelle. Cos'è che dà massa alle altre particelle? Il bosone di Higgs. Questa scoperta ha avuto un impatto enorme sulla fisica delle particelle e ha confermato una parte cruciale del modello standard della fisica, che descrive come le particelle fondamentali interagiscono fra di loro. Oltre alla ricerca in fisica delle particelle, cari amici, il CERN contribuirà in futuro allo sviluppo di tecnologie totalmente inarrestabili. Un centro di ricerca, signori, all'avanguardia che gioca un ruolo cruciale nello studio dell'universo a livello microscopico, contribuendo non solo alla scienza, ok, ma anche al progresso tecnologico. E spero, insomma, di avervi chiarito le idee su che cosa sia il CERN. Ora, che cosa è successo e perché se ne sente tanto parlare in concomitanza alla giornata di oggi, 8 aprile? Oggi, cari amici, avverrà un'eclissi di sole totale. Non sarà però visibile dall'Italia. Per l'Italia, la data da segnare sul calendario è quella del 12 agosto 2026, giorno in cui si verificherà la prima eclissi solare totale visibile dall'Europa dopo quella dell'11 agosto 1999. Un'eclissi solare totale è il momento in cui la Luna si sposta fra il Sole e la Terra, bloccando completamente la superficie del Sole e proiettando un'ombra sulla Terra. Milioni di persone in Messico, Stati Uniti e Canada si troveranno sul percorso della totalità, dove l'ombra della Luna copre totalmente il Sole e potranno così assistere a questo magnifico evento. Nell'ambito degli esperimenti che intende intraprendere, la NASA oggi ha programmato 3 lanci di razzi sonda e decolleranno anche aerei ad alta quota per esaminare le condizioni uniche, signori, che si verificheranno tra il Sole e la Terra. Gli scienziati della NASA osserveranno e raccoglieranno informazioni durante l'eclissi solare per aiutare gli scienziati a comprendere e studiare meglio come viene influenzata l'atmosfera superiore del nostro pianeta quando la luce solare si attenua momentaneamente su una parte della superficie terrestre. Inoltre, l'Agenzia Spaziale afferma che indagherà sui disturbi ionosferici molto misteriosi che si verificano quando la luce passa davanti al Sole durante un'eclissi.
un presagio che gli antichi sapevano riferirsi a qualcosa. Oggi, con l'aiuto della tecnologia, sappiamo che si verificano dei misteriosi disturbi nella ionosfera che in gran segreto verranno esaminati dalla NASA con l'aiuto di aerei ricognitori ad alta quota e 3 razzi sonda. I razzi sonda decolleranno dalla Wallops Flight Facility della NASA in Virginia e il lancio è previsto in orari diversi. Attualmente i lanci sono programmati 45 minuti prima dell'evento, nonché durante e dopo il picco dell'eclissi solare. La ionosfera, signori, è una regione dell'atmosfera terrestre compresa tra i 90 e i 500 km sopra il livello del suolo ed è situata fra la bassa atmosfera terrestre e lo spazio. La nostra ionosfera, cari signori, è composta da particelle caricate dall'energia del Sole e può essere davvero molto difficile, se non impossibile, prevedere i cambiamenti che possono verificarsi a causa delle condizioni meteorologiche spaziali. Praticamente, per farvela semplice, la ionosfera è una regione elettrificata dell'atmosfera terrestre che riflette e rifrange i segnali radio e influisce pesantemente sulle comunicazioni satellitari. La NASA, in una dichiarazione, ha affermato che comprendere la ionosfera e sviluppare modelli che ci aiutino a prevedere i disturbi è fondamentale per garantire che il nostro mondo, sempre più dipendente dalle comunicazioni satellitari, funzioni senza intoppi. Durante un'eclissi, in poche parole, i disturbi ionosferici che possono influenzare una serie di frequenze di comunicazione diverse che usano i militari e gli scienziati possono verificarsi in tempi relativamente brevi, comprese le comunicazioni con la Stazione Spaziale Internazionale. Il piano quindi, secondo i dati ufficiali, prevede che i razzi sonda della NASA studino questi cambiamenti, che forniranno dati che potranno essere utilizzati in futuro per perfezionare i modelli che prevedono i disturbi ionosferici. L'imminente eclissi solare totale rappresenta una rara, signori, rarissima opportunità per questi studi, poiché, così vorrei ricordarvelo, no? La prossima eclissi solare sul Nord America non avverrà prima del 2044. Come se non bastassero gli occhi puntati della NASA sull'evento, guarda caso, guardate che caso, oggi il CERN accenderà il Large Hadron Collider e distruggerà dei protoni proprio in concomitanza all'eclissi solare, con lo scopo di trovare prove sull'esistenza di particelle invisibili che potrebbero offrire spunti sui segreti nascosti del nostro universo e in particolare sulla materia oscura. Quindi, ricapitoliamo, ok? Scusate un attimo. Vediamo se ho capito bene. Volete dirmi che per fare esperimenti sulla materia oscura con il più grande acceleratore di particelle del mondo mai creato, il CERN ha aspettato casualmente proprio il giorno di un'eclissi totale di sole? E quale sarebbe il senso? Dov'è il nesso? La dottoressa Clara Nellist, fisica delle particelle del CERN, che ha parlato alla BBC, ha riferito che, sebbene molti abbiano speculato sulla tempistica del prossimo esperimento del CERN, il fatto che il prossimo ciclo di test del collisore coincida con la data dell'eclissi è solo una coincidenza. Io, infatti, se mi guardi bene, sono Daffy Duck. Quale preferisci? Io questo completino viola di San Loro. Ovviamente, se a questo punto del video non lasci un like, sei un pelo di Jimmy il clochard della stazione. Ok, quindi lascia like e non fare il pelo. Allora, cari signori, in che cosa consiste l'esperimento di oggi del CERN? Perché sì, c'è un esperimento, ma in che cosa consiste? L'esperimento del CERN ricreerà le condizioni post Big Bang accelerando i protoni in un tunnel di 27 km. L'esperimento, che avrà luogo durante l'eclissi, da quanto riferito, fa parte del normale funzionamento periodico del Large Hadron Collider del CERN, che richiede un'attenta pianificazione. In molti hanno destato preoccupazioni per questo esperimento in concomitanza all'eclissi totale di Sole, che, come se non bastasse, verrà monitorata durante le perturbazioni ionosferiche dalla NASA col lancio di aerei ad alta quota e di razzi sonda con un dispiego di risorse non indifferente. Che cosa ci sfugge? Il CERN, come spiegavo prima, ha aiutato ad ampliare la nostra comprensione sulla materia. Il bosone di Higgs è fondamentale perché
conferisce massa alle altre particelle elementari attraverso proprio il meccanismo di Higgs. Secondo il modello standard, le particelle acquisiscono massa interagendo con il campo di Higgs, che permea tutto l'universo. Senza il bosone di Higgs, le particelle rimarrebbero senza massa, rendendo impossibile la formazione di atomi, molecole e, in ultima analisi, per la vita così come la conosciamo. Vi ricordate quando qualche anno fa, nel 2012 circa, proprio in concomitanza a questa scoperta del CERN, si parlava della particella di Dio? La particella di Dio è il bosone di Higgs, una particella che conferisce massa alle altre particelle. Durante tutta questa serie di esperimenti pionieristici, e sto cercando di farvi entrare dentro il contesto della discussione, che cosa è successo? È successo che ci furono tutta una serie di speculazioni in merito alla possibilità che con questo mega acceleratore di particelle, che non aveva precedenti, quindi non se ne possono conoscere i pericoli a lungo termine, specie durante esperimenti mai condotti prima, alcuni inizialmente sollevarono la preoccupazione relativa al fatto che il CERN potesse o meno creare accidentalmente un buco nero ponendo fine alla vita per come la conosciamo. In molti si faranno la risatina, altri saranno interessati. La verità è che questa narrativa non è del tutto improbabile, ok? Dovete sapere, cari amici, che non è del tutto sbagliato, perché è possibile, ed è il CERN stesso a riferirlo, che durante gli esperimenti di quel tipo non è impossibile che si vadano a creare buchi neri estremamente piccoli di natura quantistica. Buchi neri quantici microscopici che perdono massa istantaneamente attraverso la radiazione di Hawking. In poche parole sì, il Large Hadron Collider del CERN potrebbe creare buchi neri di natura quantistica apparentemente innocui. E noi sappiamo bene che imbrigliare determinate forze della natura è impossibile, giusto? Gli scienziati del CERN e altri fisici delle particelle hanno esaminato attentamente i rischi potenziali associati alla creazione di buchi neri al Large Hadron Collider. Hanno concluso che gli eventi cosmici naturali, signori, quelli che osserviamo in natura, nello spazio, forniscono già di per sé una prova convincente che tali esperimenti sono sicuri. Ad esempio, i raggi cosmici collidono in natura, proprio naturalmente, con i pianeti e le stelle, a energie molto superiori a quelle che esercita il Large Hadron Collider del CERN, senza produrre effetti catastrofici come la formazione di buchi neri stabili che potrebbero ingoiare la Terra. Quindi, diciamo che è fuori discussione che si riesca a generare così tanta energia lì, ok? Ma questo succede allo stato brado in natura. Cosa succede se invece provi ad addomesticare in cattività l'energia dell'universo? Infatti, hanno parlato loro stessi, ripeto, di buchi neri quantistici che vengono creati dallo scontro di queste particelle di tanto in tanto. Non so perché, non me lo chiedete, ma quando ho capito che gli esperimenti per ricreare le condizioni post Big Bang sarebbero stati fatti proprio oggi durante un'eclissi totale di sole e proprio oggi durante gli esperimenti della NASA, non so perché mi è venuta in mente tutta quella narrativa associata al CERN. Davvero gli esperimenti di oggi del CERN non sono collegati in nessun modo alle condizioni dell'eclissi che la NASA studierà durante questo evento? Sarà sicuramente una giornata molto impegnativa per gli scienziati di tutto il mondo e in particolare per tutti gli appassionati di scienza e spazio, offrendo un'eccezionale opportunità per raccogliere nuove informazioni su tutta una serie di fenomeni totalmente sconosciuti. Se questo video ti è piaciuto e pensi che sia stato utile a chiarire e ad approfondire la situazione, fammelo capire con un like. E se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!